Buon pomeriggio a tutti, qui è il cittadino canadese, io sono Vittorio Giordano, il caporedattore di questo che è il settimanale italiano di Montreal che esiste dal 1941. Allora, oggi non sono solo, non lo ero neanche ieri, oggi sono in compagnia di un personaggio che conoscete tutti, lui si chiama Tony Loffreda, vice chairman RBC Royal Bank Canada e presidente della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese. Benvenuto al cittadino canadese, Tony. Grazie Vittorio, un piacere di essere qui. Grazie per l'invito. Grazie per essere venuto qui nei nostri uffici, in redazione, a trovarci. Dunque, Tony Loffreda è veramente un personaggio unico nel suo genere, quindi è difficile sintetizzarne la vita e la carriera in pochi secondi, ci proverò in un minuto. Allora, innanzitutto lui è banchiere, lavora per la banca RBC e vice chairman, perché ci sono tanti vicepresidenti, ma di vice chairman ce ne stanno soltanto uno o due. Al Quebec uno, in wealth management, e due nel Canada. Due che coprono il Canada. Quindi sì. Uno di questi, uno del Quebec, il solo del Quebec, è un italo-canadese, è Tony Loffreda. Complimenti. Sì, grazie. Congratulazioni. Dunque, Tony Loffreda è originario di Caserta, perché la mamma è nata a San Gregorio Matese e il papà a Dragone. Sono arrivati nel 62, hanno sempre vissuto in città, poi ha fatto gli studi in contabilità, sei dottore commercialista, hai sposato Angelina, anche lei originaria di Caserta, nell'85, hai due figli, Sofia 28 anni e Davide 25, e hai lavorato per Raymond Chabot per circa 6 anni, poi Banque Nationale, RBC, e ti rimangono altri 15 anni di carriera. Speriamo, sì, un minimo di 15 anni, no? Speriamo, perché dobbiamo arrivare al più lungo possibile, no? Alla Coppa del Mondo 2026, dove sono il presidente, o sono presidente del comitato di Montreal. Abbiamo aiutato United 2026 per portare la Coppa del Mondo in America. Allora c'è lavoro da fare ancora, molto lavoro da fare. Ecco, appunto mi sono dimenticato che Tony Loffreda è presidente del comitato di Montreal per la Coppa del Mondo 2026, perché è anche merito di personaggi infaticabili come Tony Loffreda se fra 8 anni avremo la Coppa del Mondo anche qui a Montreal, perché si parla di 3, 4, 5, addirittura 6 partite allo Stadio Olimpico. Speriamo, abbiamo 10 partite nel Canada, speriamo di portare il massimo a Montreal, ma non dobbiamo guardare che sono 3, 4, 5, 6 partite, dobbiamo guardare che è un festival di 30 giorni, facciamo ogni partita c'è un avvenimento, insomma, guardiamo la partita, tutte le comunità, è un grande avvenimento di 30 giorni che sarà qualcosa di grande per il Canada, sarà grandissimo per Montreal e per tutti noi, dai. Quindi il Canada avrà tutti i riflettori puntati per 30 giorni fra 8 anni e noi saremo ancora lì protagonisti, Tony Loffreda sarà anche lì protagonista. Come no, dobbiamo essere protagonisti e dobbiamo portare la Coppa del Mondo a Montreal, speriamo di avere 3-4 partite. Speriamo di avere l'Italia. L'Italia ci sarà, dai, l'Italia ci sarà, il Canada anche ci sarà, perché il Canada sono 3 nazioni ospite, il Messico, gli Stati Uniti e il Canada. E allora saranno tutti lì. Ecco, dopo arriveremo a parlare di calcio, che è la più grande passione, e vedrete quanto ha dato Tony Loffreda, questo infaticabile filantropo, anche al calcio. Grandissimo l'impegno sociale di Tony. Allora, diamo qualche numero. Ha partecipato soltanto come presidente a, per esempio, il gala per la ricerca sul cancro, 10 gala come presidente, poi ha partecipato a gala organizzate da Santa Gabrini, dalla Casa d'Italia, dal Juif General Ospedale di Montreal, dalla Fondazione per i Reni, ancora i gala organizzato dall'Istituto di Cardiologia, il Ballo del Cuore, poi ancora fa parte del CDA dell'Università Concordia, il tesoriere dell'Associazione Montreal Internazionale, fa parte della Camera di Commercio di Montreal, Camera di Commercio Italiana in Canada. Presidente, ma dove trovi il tempo per fare tutte queste cose? È una passione, guarda, è una passione, quando ami le gente, c'hai molti amici, si deve aiutare gli amici, si deve aiutare le persone che hanno bisogno d'aiuto, si parla di passione, è sempre la passione che fa la differenza, ecco. E nel calcio è il capocannoniere che fa la differenza, nel mondo degli affari è la passione che fa la differenza. Ecco, tu sei un attaccante di razza e fai tanti gol, rappresenti un'eccellenza italiana in Canada, partiamo
partiamo diciamo dalle cose serie, si fa per dire, parliamo un po' di economia, ecco, come l'economia canadese, come saranno i prossimi anni, diamo qualche consiglio ai nostri telespettatori, lettori del Cittadino che sono anche investitori. Sì, guarda, l'economia canadese va bene, va benissimo. Siamo stati sempre forti nel settore di economia, cioè abbiamo banche che sono tutte fortissime, le banche canadesi, non abbiamo un problema con le banche come gli altri paesi. Allora l'economia va bene nel Canada, la crescita sarà lì, l'inflazione vogliamo avere un'inflazione del 2%, una crescita economica di 3%, e siamo lì. Abbiamo bisogno degli Stati Uniti, sì, ma gli Stati Uniti hanno bisogno anche di noi. Il Canada ha vissuto a 150 anni e più, e ha vissuto con tutti. Dobbiamo aprire mercati mondiali. L'opportunità è lì. L'economia va benissimo. Continuiamo. Quindi si può sopravvivere anche senza nafta? Si può sopravvivere anche sempre senza nafta. La nafta abbiamo vissuto 130 anni e più senza nafta, allora possiamo fare ancora senza nafta. La nafta è importante per l'America del Nord, sì, ma se non l'abbiamo ci adeguiamo, vendiamo all'Italia, vendiamo agli Stati Uniti meno, vendiamo dappertutto un po' di più, la Cina, e dobbiamo essere imprenditori. Siamo imprenditori, dobbiamo essere imprenditori, continuiamo di essere imprenditori. E poi dobbiamo anche sempre pensare positivo, con fiducia guardare al futuro. Prima di andare avanti, io saluto Marco da regia, abbiamo delle foto che abbiamo selezionato, vediamo se riusciamo a vederle insieme e il nostro vice chairman ce le descrive. Allora qui abbiamo ecco, la medaglia dal governatore generale. Sì, 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 grazie, una bella foto. Poi medaglia. Ancora con il primo ministro Trudeau. E la consorte Angelina, quella medaglia riguardava cosa? Era la medaglia del giubileo con la regina che ha dato la medaglia, allora un bel pensiero, un bel ricordo. Con Trudeau era la missione economica che abbiamo fatto in Italia, allora una bella missione anche lì. Ecco, poi abbiamo visto anche una foto con l'ex presidente Obama. Obama, sì, quando è venuto qui l'ho incontrato, come ho incontrato Bush e altri presidenti che vengono a Montreal, è sempre un grande onore di essere lì, allora sempre un piacere. Ecco, questa è la foto con Obama, proseguiamo ancora con la selezione delle foto, vediamo qual è la... E Obama era molto fiero di banchieri canadesi, ha detto, guarda, quando ha detto che fai, sono banchiere in Canada, vice chairman all'RBC, subito non parlava più di lui, voleva parlare di noi, le banche canadesi, siamo state fortissime, molto fiere delle banche canadesi, dei banchieri canadesi. Grande considerazione. Un grande discorso con Obama, sì. Grande considerazione quindi per le banche canadesi. Poi Marco ha intravisto la foto, ecco qui presidente, sì, vice chairman e presidente del gala di Formula 1. Ti piacciono i motori, non soltanto il calcio? Sì, sì, ma mi piacciono tutti gli sport, ma il calcio e i motori sono, perché siamo italiani, la Ferrari. Ecco, qui con Verstappen. La Ferrari, la Juve, il Milan, la squadra nazionale. Ma con Verstappen ho fatto il presidente del gala sempre per la filantropia, per i bambini di autismo, no? Che hanno l'autismo, beneficenza per loro, importante di dare. Ecco, qui con Chiellini, prima eri con Leonardo Bonucci, sei milanista, sei un abbonato della Gazzetta dello Sport. Sì, la leggo ogni giorno, leggo di economia e di calcio ogni giorno, di sport, è una passione. Abbiamo bisogno di equilibrio, no? E non si può parlare solo di economia, il calcio è importante. Quando era più giovane mio figlio, avevo una maglietta che diceva il calcio è la vita, tutto altro è dettaglio. Mamma mia, dettagli. Tu lo dici un italiano che impazzisce allora, per il calcio. Allora... Ma vice chairman, spieghiamo, raccontiamo ai nostri lettori, telespettatori su Facebook come è nata la tua passione per il calcio, nel 94 se non sbaglio. Sì, nel 1994 che è arrivata la Coppa del Mondo negli Stati Uniti. E ti dico la verità, quando l'Italia ha perso in finale contro il Brasil, mi hanno tolto un pezzo del cuore e sono diventato proprio innamorato del calcio, un sport incredibile, affascinante, proprio che tutti lavorano insieme, un sport di squadra, di sacrificio, proprio di tecnica, e allora posso continuare, ma sono arrivato un giorno, un negozio, e c'era questo giornale rosa,
ho preso il giornale, Gazzetta dello Sport. Era un giorno, diciamo, di 4 luglio, era il 4 luglio, proprio la stessa giornata. Allora mi sono innamorato e penso che, se mi ricordo bene, la Coppa del Mondo del 94 è finita in mese fine luglio, e allora doveva essere il mese d'agosto o settembre, e tutti i meglio giocatori di calcio nel 94 giocavano dove? Nel Milan. Nel Milan. Ed ecco perché la tua fese rossonera. Sì, sì, è in Italia, giocavano in Italia, perché l'Inghilterra, con che è successo con Liverpool 1985, erano squalificati per 10 anni. La Spagna non aveva i soldi che avevano oggi, i contratti televisivi non erano quelli che sono oggi. Allora era un tempo che l'Italia era fortissima, con gli Agnelli alla Juve, il signor Berlusconi con il Milan, e tutti i giocatori della squadra nazionale giocavano dove? Nel Milan. E così sei diventato tifoso rossonero. Sono diventato tifoso rossonero. Mi ricordo quella squadra come se fosse ieri. Guarda, quella nazionale, è incredibile. Massaro, che aveva un pallone ogni partita e faceva un gol. In difesa c'era Maldini, Tassotti, Costacurti, Baresi. Chi si può dimenticare di Baresi, che ha perso la finale? Chi si può dimenticare di Baresi? Una squadra fortissima, fortissima. Saranno contenti i tifosi rossoneri che ci ascoltano. Però, vice chairman, tu non ti sei limitato a seguire il Milan, l'Italia, hai fatto anche tanto per il calcio locale. A San Michele, che hai combinato? A Pompei, San Michele Pompei, abbiamo cominciato nel 1997 con mio figlio. Io non ho mai giocato al calcio, giocavo a hockey, volevo diventare giocatore, ma non avevi il talento, ma volevo diventare giocatore di hockey professionale, ma non l'avevi il talento. Gliel'hai detto tu, non è cosa tua. No, il talento l'avevo più come economista a scuola che nel sport, anche se faceva bene, ma no, era piccolo, poi ci sono grandissimi giocatori. E al calcio mio figlio ha cominciato a giocare nel 97. Era allenatore a San Michele Pompei, abbiamo vinto 16 tornei, per fare una lunga storia corta, abbiamo fatto la finale contro la città di Brossard, abbiamo vinto in finale 5-1, e c'era qualcuno che era responsabile del sport a Montreal lì, e ha detto: ma chi è questa piccola squadra di una chiesa, San Michele Pompei, che viene a battere la città di Brossard con i genitori di Brossard, l'arbitro di Brossard, tutti di Brossard, 5-1, e lì un sabato mattina pensavo che voleva un'altra filantropia per la città di Montreal, ho detto: no, devi cominciare una selezione a Montreal, non abbiamo risultati. E 15 campionati provinciali abbiamo fatto con le giovanili, 5 titoli, trofei nazionali, insomma medaglie nazionali. E sono l'umiltà è importante, mai domandato la questione, mi hanno messo 2 anni fa nel Hall of Fame di Montreal Concordia. Pure questo, nel Hall of Fame. Complimenti. Poi mi hanno nominato presidente del comitato della Coppa del Mondo circa 2 anni fa. Insomma, hai portato i mondiali a Montreal, in Canada. Adesso come valutiamo? A Montreal, perché sono 23 città che diventano 16 2021, ma Montreal ci sarà, dai. Compresa Montreal. Adesso come giudichi il calcio professionistico qui in Nord America? Stiamo raggiungendo piano piano il livello del Sud America e dell'Europa? Sì, guarda, il calcio in Nord America è fantastico. La MLS ha fatto un lavoro eccezionale, che sia Joey Saputo con l'Impact, che adesso va benissimo. Sono giocatori che arrivano qui che fanno fatica a lavorare, a fare il gol. Abbiamo visto con Di Vaio, non è una, è una lega fortissima, fortissima, è una lega che merita di essere seguita. Io ho i biglietti ogni partita, dove sono i primi 2 biglietti. Non manchi mai? Non manco mai, se sono in città non manco, se manco è perché sono fuori, per lavoro, perché devi occuparti anche di economia. Come vai, Sherman, qualche volta devo lavorare anche di economia, dai. Devo viaggiare e qualche volta succede, ma se no, se sono qui, sono lì con l'Impact, che è una grandissima squadra. Joey ha fatto un grandissimo lavoro, che mi ricordo i tempi dell'Impact a Claude Robillard, mi ricordo i tempi dell'Impact quando hanno fatto anni, sono lì da anni, siamo a un livello, un bel livello adesso con l'Impact, dai, con sì, l'MLS, sì. Speriamo. Livello, si continua. Speriamo che l'Impact possa veramente vincere l'MLS, perché questo è il sogno di Joey Saputo, di tanti tifosi appassionati di calcio. Perché no, siamo lì, Joey sa che la squadra c'ha l'esperienza, c'ha la squadra, c'ha tutto, e insomma ho confidenza che un giorno succederà, e l'ha già vinto, ha vinto le leghe che ha partecipato, l'Impact è una grandissima squadra con una bella storia. Abbiamo visto anche con Drogba, che ha fatto bene quando è venuto
è venuto qui, ma non è che ha bruciato la Lega MLS, Drogba, perché è difficile, MLS non è facile. Allora Marco, abbiamo anche una foto, la finale, l'ultima foto della selezione, perché passiamo alla comunità. Tra le tantissime cose che fa questo personaggio infaticabile che risponde al nome di Tonello Fred, c'è anche la presidenza della Fondazione Comunitaria Italo-Canadese. Da novembre, se non sbaglio, sei presidente della Fondazione Comunitaria e hai preso il posto di Joy Saputo, vero? Sì, sono fiero di... Guardano Joy e altri presidenti, tutti grandi personaggi, e quando ci penso... Ecco, questa è la foto con, Gio Pannunzio, la ministra Jolie, Gio Borsellino e il console Rusconi. Vai avanti. Sì, abbiamo fatto una grande serata venerdì sera, 1.800.000 net per la comunità italiana. C'era un bisogno per la comunità e di camminare dopo Joy, dopo tutti i presidenti che sono stati prima di me, Carmine D'Argenio e altri, è un grande onore per me, è un grande onore, è proprio significativo. Presidente, cosa si può fare, concludendo, cosa si può fare per attirare un po' di più i giovani, perché comunque c'è bisogno di coinvolgere i giovani per proiettarci anche al prossimo futuro? Cosa può fare una associazione strategica, importantissima come la Fondazione, per attirare la nuova generazione? Guarda, siamo giovani anche noi, no? Ma sì, lo sai. Sì, no, ma dico quelli più giovani. Cosa si può fare per attirare i bambini? Scherziamo, ma siamo giovani anche noi. E dobbiamo fare attività. E ho detto sempre quello, e l'ho detto venerdì sera quando ho parlato del signor Borsellino, che ha fatto una grandissima cosa per la comunità, un grandissimo lavoro, sempre, che sia Joy, che sia altri presidenti prima di me, che quello che fai per te stesso muore con te, è perso, ma quello che fai per la comunità, quello che fai per gli altri non muore mai, ci ricordiamo per sempre, perché è indimenticabile. Allora è importante di essere lì con la comunità, di essere lì con gli altri, di essere lì con gli imprenditori, di essere lì con quelli che contano, che fanno la differenza nella comunità, che hanno questa passione di aiutare, che allora facciamo tutto per gli altri, non per noi, per gli altri. Perché? Perché se la comunità cresce, cresciamo anche noi. E che eritaggio vogliamo lasciare ai bambini nostri? Io guardo, sono nato qui a Montreal, non passa un giorno nel mondo degli affari che qualcuno non mi dice sei italiano. Ma se tu mi devi dire ogni giorno che sono italiano, mi devo impiegare, deve essere ingaggiato con la comunità italiana, no? Certo. Se no, che sono italiano solo in cartolina. Certo, non è soltanto il nome e cognome, no? Cognome. Ci sono i valori. E allora ci sono i valori. E poi ho detto anche venerdì che passiamo una vita alla ricerca di tesori, che sia la grande casa, la grande impresa, la grande transazione, e i veri tesori sono gli amici che ci facciamo in corso di strada. E allora queste attività sono per fare amici, per fare relazioni d'affari che cresceranno con gli anni. E far progredire la comunità. E fare crescere la comunità, che è importante. È importante. Siamo fortunati di avere gente come lei, che è imprenditore, capo editor. Solo caporedattore. Caporedattore, imprenditore. E sei giovane, no? Sì. E allora anche te deve essere lì, no? I giovani. E io vengo. Io ti domando a te la questione, perché vieni? Io vengo perché comunque devo coprire gli eventi quando giornalista, ecco, però magari se ci sono eventi con un po' più di musica, magari qualche partita di calcetto, io magari vengo un po' più spesso. Va bene, facciamo qualche partita di calcetto anche, ma... La vita è anche divertimento, si deve divertire, vedi, abbiamo mica qui siamo per lavorare, no, ci stiamo divertendo. Ci stiamo divertendo, e quello, ho passato una vita a divertirmi, ma ho lavorato 100 ore a settimana, ma sempre divertirmi. Sempre divertendosi, quindi noi ci salutiamo, grazie mille Vice Chairman RBC, Royal Bank Canada e Presidente della Fondazione Comunitaria Tony Loffreda, in 30 secondi quindi, dopo tanti anni di carriera, dopo tutta questa esperienza che hai accumulato nel sociale, nell'ambito comunitario e anche nell'ambito economico come banchiere, cosa possiamo dire ai giovani che stanno studiando per diventare come te? Ecco, tu sei un modello di successo, rappresenti un'eccellenza italo-canadese, qual è il messaggio
che vuoi dare a coloro che ti guardano con stupore, con meraviglia e con la voglia di emularti? Guarda, dico due parole, tre parole. Uno, la prima, passione. Devi avere una passione incredibile, una passione che ti devi divertire, ti devi amare la professione che fai. Passione. Due, l'umiltà. E l'umiltà non è pensare meno di se stesso, ma pensare di se stesso meno. Allora ti devi impiegare, ingaggiare, fare la differenza nella comunità, aiutare. Perché non è che mi puoi dare, che posso dare io. Quello è importante. È l'ultima, ma no, la più importante, è l'integrità. L'integrità, tanto facile a perdere l'integrità, ma impossibile per la comprare. Non la puoi comprare l'integrità. Allora tanto tanto importante di mantenere l'integrità sempre con quelle tre parole: il lavoro, la passione, l'umiltà e l'integrità. Mai mia madre mi diceva sempre, che viene da Caserta, e mio padre napoletano mi diceva: il sacco vandato è mezzo sfasciato. Ecco, allora, senza dimenticare il calcio e il Milan, giusto? Il calcio, il Milan, e non sono milanista che non posso vedere la Juve. Ecco, la Juve la puoi vedere. La Juve, Ronaldo, la Juve. Ronaldo, la Juve. Ho fatto una foto con Chiellini. Giusto. Appassionante, ho detto, Chiellini ha detto che ci piace l'America, ci piace il Canada, ma qui fa freddo. Ho detto: ma Giorgio, che freddo, non fa freddo per niente, deve venire a giocare con l'America. Poi ho visto Joey Saputo la stessa giornata, Joey, vedi che Chiellini vuole venire. Non lo so che ha fatto dopo di quello, ma a seguire. Ronaldo, la Juve è un bene per il calcio italiano. Benissimo, guarda, io mi sveglio ogni domenica mattina, mia madre mi diceva: se non vai a chiesa non mangi. Ma ci vado di sabato sera qualche volta, perché la domenica mattina si veda il calcio si deve vedere alla Rai la domenica mattina, Rai International, dai. Grazie Vice Chairman, io ringrazio Marco da regia e ringrazio tutti quanti voi per essere stati così numerosi, credo, spero, all'ascolto, alla visione di questa diretta con Tony Lofreda. Grazie ancora Tony per essere venuto nella nostra redazione. Prego, è un piacere, dai, e continua il buon lavoro, eccellente, anche il giornale continua, bravo, bravissimo, abbiamo bisogno di voi. Grazie Vice Chairman, alla prossima, ciao.